Benvenuto sindaco al villaggio della Festa del Sole, splendida edizione del 2013. Ci racconti un po' come è stata vissuta in questi giorni? Allora, è stata un'edizione straordinaria della Festa del Sole. Oggi ci sono stati le gare sul fiume, una partecipazione straordinaria di cittadini, tanti rioni, un clima veramente di festa che non si vedeva da anni, quindi veramente complimenti agli organizzatori, complimenti ai rioni che hanno animato il palio sul fiume, e ancora una volta dobbiamo essere orgogliosi di avere una festa unica nel panorama nazionale, perché solo a Rieti c'è un palio che si svolge interamente sul fiume, quindi questa è anche una grande occasione per valorizzare il nostro simbolo che è il fiume Velino. Ecco, rispetto alle altre edizioni abbiamo notato anche più attenzione verso i gemellaggi con gli altri due piccoli comuni europei, e questo significa che questa amministrazione si sta sempre di più muovendo all'interno di quelle che sono le grandi opportunità dell'Europa. Ma siamo molto contenti perché quest'anno abbiamo avuto l'onore di ospitare durante la Festa del Sole la delegazione di Nordon, la nostra città gemellata della Germania, e la città di Saint-Pierre-les-Elbeufs, che con la quale siamo gemellati da oltre 30 anni, una città francese in Normandia. Sono stati molto contenti i due sindaci che sono venuti per vedere la nostra città, per incontrare l'amministrazione comunale e per assistere alla Festa del Sole. L'anno scorso abbiamo avuto la delegazione di Ito con il vice sindaco della città giapponese. Per noi è molto importante coltivare questi rapporti di amicizia e di collaborazione con l'estero, con l'Europa, con Ito. Siamo molto contenti perché abbiamo visto delle delegazioni davvero felici di vivere con noi questa festa così importante e così significativa e caratteristica. E noi vogliamo assolutamente portare questa città in Europa, e per farlo è importante mantenere buoni rapporti con le nostre città gemelle e, se possibile, ampliare i nostri rapporti di amicizia e di fraternità nel resto d'Europa. Abbiamo notato che non è solamente la Germania e la Francia oggi che sono presenti con i suoi delegati a Rieti, ma sono anche altri paesi che sono venuti a farvi visita. Questo che significa? Allora, abbiamo incontrato l'ambasciatore albanese con la comunità e l'associazione Illiria qualche giorno fa in consiglio comunale. C'è stato il saluto istituzionale della città all'ambasciatore albanese. Domani incontreremo l'ambasciatore dell'Honduras, che è qui in visita in vista della Fiera del Peperoncino, che ci sarà dal 29 agosto al 1 settembre. Quest'anno davvero l'amministrazione comunale, in questo anno di mandato, ha investito molto sui rapporti con l'estero, sui rapporti con città d'Europa e non solo. Abbiamo qualche giorno fa approvato una delibera per fare un protocollo d'intesa con l'Argentina, con una città argentina sulla montagna, e quindi l'Italia e l'Argentina insieme per vivere la montagna dal punto di vista turistico e non solo. Noi pensiamo che sia importante superare l'isolamento nel quale la città è stata costretta negli ultimi anni, e crediamo che sia importante fare questo tipo di iniziative che ci permettono di entrare in contatto con il mondo, con l'Europa, perché vogliamo esportare il nome di Rieti in tutto il mondo. Usiamo lo slogan bello per quello che riguarda Rieti e luglio. Possiamo dire che a luglio a Rieti si sta bene, perché oltre alla Festa del Sole abbiamo da domani anche l'inizio di quelli che sono gli eventi sportivi più importanti a livello ovviamente giovanile. Li avremo qui a Rieti, e poi ovviamente a fine mese anche l'altro festival che conosciamo e verrà presentato domani in conferenza stampa, proprio perché Rieti sarà coinvolta ancora di più in questa fase. Ecco, ci racconti quali sono i prossimi progetti? Innanzitutto a Rieti si sta bene tutto l'anno, non solo a luglio, però l'anno scorso, a un mese circa dal nostro insediamento, abbiamo vissuto un'estate che erano 20 anni che non si viveva in città. Quest'anno è un'estate ancora più bella, con piena di eventi culturali, eventi sportivi. Abbiamo avuto questa splendida Festa del Sole con circa 10.000 spettatori oggi sulle rive del fiume per il palio. Domani iniziano i campionati europei juniores di atletica leggera a Piazzale Leoni. Inauguriamo il villaggio, inauguriamo il ponte ciclopedonale, poi ci sarà il festival che la Regione Lazio ha deciso, il festival estivo che la Regione Lazio ha deciso di organizzare a Rieti, e questa è una grande soddisfazione per tutti, anche, diciamo così, risultato del lavoro svolto in questo anno. Poi ci sarà la Fiera del Peperoncino, ci sarà il meeting di atletica leggera
e ci sarà la nazionale di calcio Under 21 che verrà a Rieti il 5 settembre e rimarrà a Terminillo per 3 giorni, quindi davvero un'estate piena di eventi e probabilmente non sarà necessario andare in vacanza per la messe di iniziative culturali e sportive che ci saranno in città. Ieri ho vissuto il sabato reatino, c'erano davvero decine di iniziative musicali in tutto il centro storico, questa è una grande soddisfazione per tutti noi. Stiamo ascoltando le note di questa band che di solito in qualche festa di qualche anno fa era più folcloristico, nel senso che c'era più liscio, invece questa sera sentiamo un po' di funky, qualcosa di Rotta su Cuba e Art, Wind and Fire, George Benz. Ci stiamo emancipando. Stiamo crescendo, quindi mi fa piacere che l'ascolto è diverso, è cambiato rispetto agli altri anni. E questo ovviamente faccio i complimenti al comitato organizzatore di questa edizione del festival. La qualità dell'offerta culturale in città, perché puntiamo molto su questo, perché crediamo che questa possa essere la città della cultura, possa diventare la città della cultura. Bene, noi la ringraziamo, le auguriamo un buon lavoro e ovviamente tra poco intervisteremo i due sindaci dei due comuni gemellati con noi. Grazie, grazie e buon lavoro. Buon lavoro anche a lei.